Con la chiusura della stagione venatoria 2020-2021, il WWF Abruzzo ha voluto tracciare un bilancio. Tra gli argomenti trattati c'è anche il pesante costo in vite umane registrato anche quest'anno a livello nazionale e che ha coinvolto non solo i cacciatori, ma anche persone estranee, a conferma secondo l'associazione ambientalista della pericolosità sociale di questa pratica. In Abruzzo purtroppo sono stati registrati almeno 4 casi legati alla stagione venatoria. Finalmente si è chiusa anche quest'anno la stagione venatoria con la caccia al colombaccio prorogata fino al 10 febbraio. Una stagione che non fa che confermare come il mondo della caccia abbia una pesante influenza sulla politica regionale. Non possiamo dimenticare che in pieno lockdown, mentre a tutti i cittadini veniva richiesto di stare nelle proprie case, ai cacciatori, grazie alle ordinanze della regione Abruzzo, è stato concesso di uscire fuori dai propri confini comunali. Il pretesto è stato quello di dire che la caccia sia un'attività fondamentale per regolare la popolazione di fauna selvatica e i danni che questa può provocare. Noi sappiamo che non è così, lo diciamo da tempo, ma finalmente, soprattutto rispetto alla caccia al cinghiale, è intervenuta anche l'ISPRA, l'istituto di riferimento per la gestione della fauna selvatica in Italia. Con il parere dato proprio alla proroga della caccia imbraccata al cinghiale in Abruzzo, l'ISPRA dice che questo tipo di attività venatoria non serve né a limitare il numero di cinghiali sul territorio né ai danni che questi possono provocare. Bisogna mettere in campo altri tipi di azioni per raggiungere questi risultati. Purtroppo la stagione venatoria è anche quella che ci ricorda gli incidenti di caccia, che sono numerosi in Italia, e purtroppo ce ne sono alcuni anche in Abruzzo. Ne ricordiamo almeno 4, 2 dei quali mortali. Questa è stata anche la stagione dell'approvazione del piano faunistico venatorio, uno strumento che è fondamentale per gestire il territorio dal punto di vista della caccia e faunistico. Strumento che abbiamo contestato in quanto molto spostato sulle attività venatorie e poco, diciamo, faunistico. Uno strumento che però permette ai cittadini privati di escludere i propri terreni dalla caccia. E la regione però ha interpretato in maniera erronea una norma, chiedendo a tutti i cittadini che hanno fatto richiesta di esclusione dei terreni privati dall'attività venatoria di recintarli con un evidente esborso di denaro. Così non è, questi cittadini si sono rivolti al WWF e avranno tutto il nostro supporto perché venga riconosciuto il loro diritto.